Una decisione che era attesa e che soprattutto era doverosa. Sono stati infatti sospesi dal servizio i 6 dipendenti della società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme, addetti al carico e scarico bagagli coinvolti nell'operazione Stive Pulite, effettuata dalla polizia, che ha prodotto 82 arresti in tutta Italia. Ai 6 dipendenti sono state anche ritirate dalla SACAL le tessere e le patenti aeroportuali, oltre alla sospensione cautelare dal lavoro e all'avvio dei procedimenti disciplinari. Gli operai sono stati accusati di danneggiamento e furto. Il presidente della SACAL, Massimo Colosimo, attraverso una nota ha spiegato che si attendeva la comunicazione ufficiale della Polaria delle misure cautelari emesse nei confronti dei dipendenti per poter agire di conseguenza e con efficacia. Un provvedimento, ha scritto Colosimo, che si è reso necessario non solo per la gravità dei fatti emersi dalle indagini, ma anche per la garanzia del servizio nei confronti dei passeggeri e per la salvaguardia dell'immagine della società e di quanti, quotidianamente, con serietà, professionalità e onestà, contribuiscono ad elevarne il prestigio con il proprio lavoro e abnegazione. Il buon esito di tale operazione, tuttavia, non consente, ha aggiunto Colosimo, che si abbassi minimamente il livello di guardia sul controllo della legalità in aeroporto, a opera di tutti i soggetti preposti. Un controllo costante sui precedenti penali e sui carichi pendenti rimesso esclusivamente agli organi di polizia per l'assunzione e il mantenimento in servizio di tutti i dipendenti e gli operatori aeroportuali e per il quale la società garantirà incondizionatamente collaborazione e impegno come sinora fatto.